Praticamente 100, 100 kg. Opla, questo è il live dei 100 kg vestito. Voglio arrivare il 21 settembre a 90 kg. Ce la metterò tutta. Ogni nuovo live aggiornerò sulla bilancia cosa segna. Tra l'altro, questa è l'unica bilancia professionale che viene utilizzata nei tornei di lotta, di boxe, karate, judo, atletica pesante. Per stabilire il peso reale usano questa bascula, che è quella che ha il medico. Tutte le altre bilance, con questa ho tarata, è proprio perfetta. Sono 100 kg scarsi vestito. Allora, questo è il live dei 100 kg che mi ritrovo a fare dopo aver concluso il montaggio e il caricamento dei video dei seminaristi Gianfranco Carpeoro, Michele Proclamato e all'inizio anche Paolo Franceschetti, che poi sono stati tolti perché non contento della sua performance, cosa che io ho accettato perché rispetto le scelte che le persone fanno. Anche se secondo me invece aveva fatto degli interventi molto belli, visti da vari punti di vista, no? Però la conclusione, ora che mi ritrovo ad avere fatto questa esperienza per il momento, chiusa, no? Avere raccolto quello che c'era dentro. Ed adesso mi accorto di avere trovato delle, ad esempio, grazie a Carpeoro non sapevo che Cupido e gli Amorini non sono altro che Zeus bambino nella mitologia. Era una notizia che io non sapevo, che il saperla mi ha fatto comprendere, incastrare ancora meglio i vari elementi che stanno girando attorno a quello che è il progetto del monumento dedicato alla pace, che è la Davida. Perché il messaggio che sta venendo fuori, questo messaggio di pace, ha a che fare con la fanciullezza. Il timpano che io ho fatto, che sto facendo, anche se non sono finiti, nel tempio del Tse, sono figure che rappresentano dei ragazzini, la fanciullezza, quell'età che è l'età vera della nostra anima. Leggendo, che non ho concluso, lo sto leggendo adesso, il libro di Michele Proclamato sul Degarda di Bingen, da Bingen, lei diceva che quando aveva questi contatti con Dio che le parlava, lei si sentiva come una bambina. A quell'età, poi dopo ritornava con la pesantezza dei suoi anni e mi ha fatto piacere trovare una conferma in più, no? Che veramente la nostra età reale è l'età del bambino, quell'eterna fanciullezza che abbiamo dentro, che può essere aggravata e molte volte è aggravata dal peso del nostro credo inconsapevole, che è staccata dalla consapevolezza del suo significato, ma fa le azioni per tradizione, perché ti è stato tramandato, si usa fare così e tu lo fai così, lo accetti senza chiederti ma è buono per me, giova a me o giova a un'altra situazione o a un altro essere che non sono io. Perché queste domande bisogna farsele se non si vuole perdere il contatto, lo stare insieme a quella fanciullezza eterna, forte e adulta che è realmente quello che ognuno di noi è. E che scoprirlo è una cosa bellissima. Carpearo mi ha fatto fare varie cose, mi ha fatto capire questa vicinanza, no, tra la divinità e la fanciullezza. Il Tempio del Tse è esattamente la cosa che dovrà comunicare. E sarà nel posto nuovo che sto allestendo di fianco, nel posto centrale, come merita, perché ho già notato la reazione della gente quando passa di fronte alla vetrina ed incontra questo tempio, no, strano, perché le colonne ricordano il fallo.
Stranamente si dicono che le colonne sono simboli fallici. Qui le colonne sono proprio il fallo, non c'è neanche più il simbolo, c'è proprio il soggetto, c'è il fallo. E avrà il suo posto centrale perché qui passerà il messaggio che reclamizza la scritta che si vede da fuori nella vetrina, scritto message, in inglese message, no? Letto in italiano, che vuole annunciare appunto questo messaggio, che la pace, la sensualità, l'essere coscienti di noi non può precludere da quella sensazione reale di fanciullezza, forte, cosciente. Magari la tua ingenuità la mette a rischio molte volte, ma in quel caso lì, se tu hai questa affezione, hai questo amor proprio di avere a cura la crescita del tuo cuore, al riparo da quella pioggia di menzogne radioattive che un briciolo dopo l'altro ti si depositano sopra e tolgono quella trasparenza necessaria affinché tu ti possa alimentare di quella luce, di quell'energia che è fondamentale per me, per sentirmi bene e, come dire, scorrere. Per cui questo live dei 100 kg parte da questa cosa. Sono consapevole che grazie ai video di Carpe Oro c'è una parte di persone che ha forse per la prima volta messo l'attenzione su di me e non riesce a chiudere un giudizio ancora, non riesce a dire è credibile o no, meglio ascoltarlo o no, cioè ascoltarlo per farci due risate, per dire quanto è patetico, o ascoltarlo perché magari c'è qualcosa che rimbalza dentro di me, no? Come un diapason, per simpatia, vibra di una comunicazione che la testa non riconosce, ma il cuore sì. Perché questa è la reazione che io vedo nel lavoro che sto facendo. Ad esempio, stamattina, prima di cominciare a prepararmi per questo live settimanale, ho visto passare un nero, no? Due o tre volte qui davanti, alto, eccetera. Poi a un certo punto ha chiesto, ha bussato, e non erano quelle bussate di quei neri che generalmente ti vogliono vendere qualcosa, ma ha chiesto, come anche altre persone, prevalentemente donne, però questo uomo mi ha chiesto che cos'è questo, no? Che cos'è questo? E io gli ho spiegato, no? Pochissime parole, che questo non è un sexy shop, questo è un negozio d'arte dove un artista sta facendo una comunicazione. E lui ha detto, ti capisco perché sono un artista anch'io. E mi ha chiesto, posso entrare a vedere, perché questo discorso è venuto sulla porta, posso entrare? Dico, prego. È entrato, si è guardato intorno e io gli ho spiegato, questa è la Davide, è una scultura che io sto realizzando e non è finita perché la sua misura reale, finale, che io ho come traguardo, è la stessa altezza del Davide. Adesso però essere arrivati a metà è stato un passaggio molto importante averlo fatto, perché senza tutti i passi precedenti neanche l'ultimo può essere raggiunto. E l'ho spiegato, è un monumento dedicato alla pace perché c'è bisogno di sottolineare questo in questo momento, la pace. Ognuno di noi ha necessità di prosperità nella propria vita, esteriore ed interiore, e la pace è quell'ingrediente chiave, base, che se non ce l'hai la prosperità non salta fuori, perché è sposata la prosperità con la pace. Se tu sei in pace, se tu sperimenti la pace, la prosperità comincia a frequentare la tua vita e a darti le cose che ti servono, perché tu viva la cosa che ti sta a cuore. Io lo vedo succedere in me principalmente e lo vedo succedere anche in altre persone, che la vita ci dà esattamente la cosa giusta in base alla nostra sete, alla nostra consapevolezza e al nostro bisogno di risposte. Perché il bambino chiede sempre perché, c'è la fase, no? Perché, 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 è un bisogno dell'anima. Sapere perché io esisto, perché questa cosa esiste, che senso ha tutto questo e che senso ho io dentro questa cosa qui, perché sono qui. E le domande vengono fuori, non è perché, perché gli adulti vanno in crisi, vengono messi all'angolo, a un certo punto dicono perché è così e basta, no? Quando viene a volte danno addirittura dei tozzoni, no? Però quella domanda
continuo anche da adulto, magari smesso di farla perché dice ok, va bene, la devo smettere, lo capirò col tempo. Però c'è una domanda dentro di noi, in qualsiasi situazione siamo, che chiede perché, perché io, perché qui, perché il mio bisogno d'amore, di soddisfazione, di sentirmi bene, non mi lascia mai, è sempre con me, finché non sono soddisfatto non molla quella stretta sui miei genitali che mi fa sentire uno stato d'animo che non voglio, perché quell'erezione è fatta per avere quell'attenzione su quell'oggetto d'amore veramente perfetto per il mio bisogno. Per me perfetto è che non lo posso perdere mai, che non lo posso dimenticare mai, che non mi dice mai di no a qualsiasi mia richiesta. Questo amore di umano non ha niente, è un'essenza, una qualità divina che solo Dio ha. Io non ho quella qualità di amare lì, perché io adesso sto sperimentando un'esperienza umana che ha a che fare anche con l'amore, ma devo distinguere l'amore umano delle mie cose, eccetera, dove inseguo sempre dei riflessi di quell'amore incondizionato di cui se la mia testa non lo fa, il mio cuore lo fa, chiede sempre perché, 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 e molte volte quel perché, dove sei? Amore mio che ti bramo, dove sei? Perché io sono qui e ti mancano le parole per dirlo. Ti manca il credere che dentro di te c'è un amante che può ascoltare finalmente quella tua richiesta d'amore ed esaudirla al di là di ogni tuo più roseo e fantasioso desiderio. Non ci credi che può essere così. Pensi che sia solo un'immaginazione, una fantasia di bambini. A un certo punto ti hanno detto cresci, cresci. Ed è giusto, cresci in questo mondo, conosci le sue leggi, conosci le sue assurdità, conosci il suo andare in un certo verso e regola la tua vela a secondo dei tuoi bisogni e sfrutta quelle forze negative per farle diventare, ma neanche tu lo devi fare quel lavoro, guarda come la vita prende quelle forze negative, in me è successo molte volte. Quelle forze, quelle cose che sono venute, come la multa del cazzo che mi hanno fatto, me l'hanno fatta per volermi danneggiare, in realtà mi hanno fatto un regalo enorme perché io ho scoperto in quel simbolo che avevo costruito io come scultura nel 92 un messaggio, e questa è la potenza del simbolo, un messaggio che io adesso sto tirando fuori e lo userò nella comunicazione della pace, perché non voglio che si verifichi l'ennesimo calo di attenzione, l'entrare nella routine. Già dalla pace non ne frega un cazzo nessuno, non esiste un ministero della pace, esiste il ministero della guerra, dell'agricoltura, della scuola, ma della pace non esiste. Perché? Perché non si sa che cos'è la pace. Ci sono dei musei della pace, vai a vedere dentro, sono armi, si vedono armi, missili, navi, cannoni, perché hanno difeso la pace secondo qualcuno, ma la pace non c'entra niente con le nostre scaramucce, con le nostre azzuffate, niente, la pace, anzi, è veramente vero, tu puoi sentirti in pace in mezzo a un casino totale e puoi sentirti in un casino totale in mezzo a una marea di persone in pace, mi è capitato a me. Perché la pace è una cosa individuale e quando ti accendi individualmente tu te ne accorgi e la vita cambia da quel momento, rimane la stessa ma è finalmente completa, le cose vere di cui avevi veramente bisogno e che puoi avere le trovi, sono lì, sono in te, nessuno te l'ha mai portata via, semplicemente tu non le vedevi, anche se loro sono lì, sono sotto il nostro naso costantemente, questa prova di pace che ti può far sentire semplicemente bene, ce l'hai sotto il naso costantemente, eppure non te ne rendi conto, ti sfugge,
perché sei abituato a fare attenzione a cose che ti dicono che sono importanti, ma che non sono assolutamente importanti per il tuo stare bene. Ed è giunto il momento di stare bene, finalmente, il momento è questo. Tutto quello che io sto conoscendo in questi ultimi tempi, compresi Rosa Croce, gli scienziati come la Giuliana Conforto e tutte le altre cose che sto seguendo, tutti quanti parlano di questi tempi come di tempi annunciati da long time. E noi ci siamo dentro, io ci sono dentro e ho scoperto come fare ad afferrare quel filo di realtà, quella goccia di realtà che c'è sempre dentro di me. Una goccia alla volta, sempre, cioè la sento sufficiente perché è perfetta a darmi quella tonicità che riempie la mia vita nella maniera in cui io sento che voglio che sia riempita. Non solo da promesse, da belle silhouette, no? Da specchietti di allodole come ho fatto per tanto tempo, ma veramente cogliere l'essenza. L'essenza è qui adesso, la pace è dentro di me. Io la sto percependo, la voglio divulgare, voglio il monumento alla Davide viene a testimoniare che basta che ti ascolti, basta che chiudi gli occhi, stacca un attimo tutti i problemi che hai, che tanto sono tuoi, un attimo, staccali, ascoltati solo che stai vivendo. Fai un respiro, sentiti che stai vivendo e tu non puoi non sentire quella goccia di benessere, non puoi non sentirla. La maledizione che la giudichi e quando la giudichi le impedisci di dimostrarti, di darti tutto quello che ha. Però c'è un regista dietro tutto questo che dice è vero, non puoi portare il cavallo alla fonte e obbligarlo a bere perché se non ha sete lui non berrà. Ma, aggiunto poi dopo, si può fare in modo di fargli venire sete e a quel punto andrà a bere da solo. Ma il punto è quando bevi, lì la tua vita si chiude ed è una bella baracca. Chiudo qui il live dei 100 kg, la prossima settimana mi ripeserò e voglio vedere se lo stimolo di questa cosa mi aiuta a finalmente dimagrire un po' perché non sto male fisicamente di salute, però se sono più leggero mi muovo meglio, sono anche più carino e la mia civetteria femminile, la mia parte femminile divina è soddisfatta perché ha ognuno il suo. Chiudo qui, quasi quasi vi bacerei, ma non so se resistere. Resisto, dai, sono a dieta. Comincio anche con i baci, perché i baci si dicono di no, ma contengono calorie.